posto di farvi vedere come si fa la kip, oggi vi faremo vedere tutti i passaggi. Per imparare la prima parte iniziamo a saltare contro l'ostaggio tenendo il petto chiuso. Il secondo passaggio della kip è l'allungo, iniziamo a farlo utilizzando un rullo. Piedi sopra, bacino avanti. Terzo passaggio, togliamo il rullo e uniamo la prima parte all'allungo. Allora, dopo l'allungo bisogna imparare a chiudere i piedi vicino all'ostaggio, quindi iniziamo con il piano inclinato alla spalliera, la sdraiate, chiudo. Quinto passaggio, uniamo le tre cose, quindi spingo, allungo, chiudo, no, salto, allungo, chiudo. Sesto passaggio, per imparare la parte più difficile, iniziamo a terra utilizzando il bastone. Settimo passaggio, semplicissimo per imparare a girare i polsi. Potete farlo con qualsiasi cosa, un bastone, una sbarra, qualsiasi sbarra abbiate a disposizione. Non proprio una sbarra, ma... Ok. Ottavo passaggio, iniziamo a fare la kick con l'assistenza. A braccia tese. Dopo averne fatte un po', iniziamo a farle da sole. Ok, l'importante è tenere le braccia sempre... tesissime e girare bene i polsi. Ciao a tutti, a 100 mi piace faremo il prossimo tutorial alle parallele. Al prossimo video! Yeah! Yeah! E la cucaraccia! La cucaraccia! La cucaraccia.